Era il 23 dicembre del 2020. Il commissario Alcuni, Mr. Wolf del governo, come sempre trionfale, andava in conferenza stampa e annunciava che avrebbe disseminato l'Italia di 1500 padiglioni per le vaccinazioni. Le avrebbe chiamate primule, perché erano forma di primula. C'era anche qualche cosa di poetico. Guardiamo il video. L'Italia rinasce con un fiume. E Alcuni era giustamente orgoglioso del suo straordinario lavoro. Ascoltiamo il video. E oggi presentiamo questo lavoro straordinario. Tutta l'Italia si sarebbe ritrovata attorno alle primule, il simbolo della nostra rinascita. Ascoltiamolo. E auspico davvero, con tutta la forza che ho, che questa comunità possa ritrovarsi intorno a questo simbolo, che è il simbolo della rinascita, come anche lo slogan della campagna dice. E poi poetico raccontarci che tutti noi in fondo abbiamo disegnato un fiore da bambini, il nostro primo fiore, e lui metteva a disposizione questi 1500 padiglioni di fiori per le vaccinazioni. Che poesia, ascoltiamo. In questa campagna sarà bello progressivamente ritrovarci tutti ad abbracciare un simbolo, che è un simbolo semplice ma potente, che il primo disegno che un bambino fa, come diceva all'inizio l'architetto Boeri, ma che dovrà il più possibile disseminare le nostre piazze. Ma erano tutti roboanti, altisonanti proclami a cui siamo abituati dal commissario Alcuni? No, questa volta no, perché lui è un uomo del fare e avrebbe lavorato senza sosta. Ascoltiamolo. Per parte nostra noi continuiamo a lavorare ancora senza sosta per rendere possibile una ordinata, efficace e tempestiva campagna di vaccinazione. I costi di queste 1500 primule con cui avrebbe disseminato l'Italia? Ma stai a vedere i costi con Alcuni, ma che volgarità! Sarebbero tutti corsi a regalarle. Ascoltiamo il video. E quindi ci aspettiamo e siamo certi che ciò accadrà, in qualche caso già lo sappiamo, che non sarà la questione economica una questione canonicamente da considerare, perché molti ci regaleranno o ci stanno regalando il frutto del loro ingegno o il frutto del loro lavoro. Ma quindi abbiamo la primula, simbolo della rinascita. Alcuni che pensa lui, gliele regalano pure. Ma dunque, Alcuni, quante ne piazze di queste primule per far rinascere gli italiani con le vaccinazioni? Dalle 300 alle 1500, 300 subito e 1500 campagna avviata, ascoltatelo. Ci saranno 300 punti di somministrazione all'inizio e 1500 nella fase di massa. Sentito bene, 300 subito e 1500 quando partiremo alla grande. Riscontiamolo ancora. Ci saranno 300 punti di somministrazione all'inizio e 1500 nella fase di massa. Ma arriviamo ai nostri giorni. Decine e decine di migliaia di siringhe sbagliate. Hai mandato le siringhe sbagliate, non possono iniettare il vaccino. Pfizer e AstraZeneca ci consegneranno la metà delle dosi che tu avevi concordato. Un altro bel risultato, Alcuni. E le primule? Che fine hanno fatto le primule? Quel fiorire primaverile e la rinascita del popolo italiano. Ci sono ancora quelle 1500 primule? Hai fatto un bando 3 giorni fa. Ne dà notizia Il Tempo. Sono 21, una per capoluogo. Vabbè, e i costi come sono? Su queste 21 sono quelle che ti consegnano gratis. 8 milioni e 6 per 21 primule fa 409 mila euro primula. E allora, ripetendo, hai fallito sulle siringhe, hai fallito sui vaccinati, hai fallito con Pfizer e AstraZeneca. Non parliamo delle primule che da 1500 sono diventate 21, da regalate costano 409 mila a testa, ma non ti viene in mente che forse la cosa più dignitosa è rassegnare le dimissioni. E dato che a te non verrà in mente, mi appello al presidente Conte. Conte, quando hai finito di cercare Ciampolillo nel bagno per portarlo a votare una improbabile maggioranza, se rimuovi il commissario Alcuni, fai un favore all'Italia, perché se l'Italia non si vaccina, se l'Italia ha un commissario come Alcuni, banalmente l'Italia non riparte. E qui noi tutti vogliamo ripartire.